Un programma offerto da Birra Flea, Vitacraft, azienda agraria Angelo Tardioli. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. A tutti in carrozza si va, la vita che ci invita, sali. Vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Ginzù, gingiù, ginzù. E il capotreno, molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai è servita, è come un treno in corsa che fa. Ginzù, gingiù, ginzù. Siamo a bordo del mini metrò, tutti in carrozza si parla, con un ospite d'eccezione, Roberto Giacobbo, qua a Perugia per seguire molti eventi. Per noi è la festa di San Costanzo, ma sono anche i dieci anni della sono festa. Sono anche del le carrozze al mini metrò, sono le carrozze pubblico del e applausi addirittura. Quindi noi siamo a bordo del mini metrò che compie 10 anni oggi. Sì, sì. Accanto a me Nando Tucci, oddio, ha il cappello, quindi Francesco non c'è, Francesco, lo salutiamo, ciao Francesco, io saluto anche il mio direttore Riccardo Marioni che non può essere qua con noi, ciao Riccardo e grazie per avermi dato vorrei salutare anche Angelica, Irene, Giovanna e Margherita, mia moglie e le mie figlie. Salutate. Vero Roberto, i saluti si fanno alla fine. Ma io però... tu li hai fatti tutti all'inizio, io perché non li dovevo fare, li ho fatti anch'io, ben trovati. Allora guarda, io comincio subito, tanto per rompere il ghiaccio, allora è la festa di San Costanzo è il patrono di Perugia, non si va a scuola e non si fa niente a Perugia, tranne noi che lavoriamo e registriamo, e si mangia il torcolo di San Costanzo, che ha una storia che risale, adesso faccio io un po' il voyager sì, della sì, situazione. Sì, io sto qui a imparare. Dimmi. Risale la storia al 500, quando i fornai, prego, no, in servizio non, posso, in servizio non si può mangiare, allora molto, tieni molto, tu il vassoio. Allora, è un dolce che risale al 500, quando i fornai lo facevano e poi veniva distribuito ai poveri, e questo è il primo punto. Tra l'altro, dopo il 500 si creò anche una gara tra i vari forni a chi lo faceva più buono. Vedi la storia delle tradizioni popolari, perché tuttora c'è. Questa mattina, durante la festa di San Costanzo, buonissimo, a Perugia c'è stata l'esposizione di tutti i fornai che hanno fatto il torcolo di San Costanzo, decretando anche il migliore. Ed è legato alla storia di questo santo, che è il santo patrono di Perugia, tant'è che noi ci riposiamo che tutti quanti. Che belle le nostre tradizioni. Veramente viviamo in un paese straordinario. Vero, vero, vero. Io sai che sto portando avanti questa serie ormai da 3 anni, Italia straordinaria, nata proprio per la gioia di appartenere a questo paese, a questa nazione. Tieni conto che io nella mia vita ho avuto la fortuna di viaggiare molto, ma viaggiare veramente molto. Abbiamo fatto il conto che da... solo nella parte della mia vita dedicata a Voyager abbiamo fatto per 24 volte il giro del mondo, anzi 28 volte il giro del mondo in 14 anni, 2 volte l'anno il giro del quindi mondo. Quindi tu hai messo le tacche in ogni dove. E però tornare a casa, tornare in Italia, apprezzare quello che abbiamo è splendido. E devo dire che poche nazioni al mondo, ma senza fare i campanilisti a tutti i costi, ma poche nazioni al mondo hanno la varietà e l'intensità di persone e di opere d'arte che abbiamo noi. Noi abbiamo una forza che in passato è stata una debolezza e che va gestita. Chiaro. Siamo tutti molto diversi uno dall'altro. Noi abbiamo 1000 campanili, ognuno pensa di essere un po' meglio di quello di fianco. Ma questa sana competizione, talvolta nel Medioevo era molto meno sana, ci ha portato sempre a migliorare e a caratterizzarci. Quindi ribadisco, tutti uguali di fronte alla legge, ma per fortuna tutti diversi, così possiamo esatto scambiarci esperienze. E questo è tipicamente italiano, no? Cioè, nel senso che anche la nostra divisione in regioni, che dà anche adito a dei campanilismi qualche volta spiacevoli, continuo però a mangiare il prego tempo. Prego, devi assolutamente, è anche una caratterizzazione dell'essere diversi e del tramandare anche delle tradizioni diverse rispetto anche alle altre regioni, no? Molto spesso abbiamo... il campanilismo non è male, giusto? Quante volte abbiamo sentito dire di persone che dicono della stessa regione, della stessa provincia,
che dicono il tuo dialetto è diverso dal mio, e solo uno dei un abitante dei due luoghi riesce a riconoscere la differenza. Chiaro. Che sono sfumature, ma quelle sfumature che fanno la nostra ricchezza. Per questo io ho avuto il piacere di farti assaggiare il nostro torcolo, che tra l'altro ricorda la storia di un santo martire straordinario. La forma ciambella del torcolo è perché ricorda la corona con la quale fu avvolto il santo una volta morto, e veniva diviso in 5 parti a ricordare i 5 rioni di Perugia. Tra l'altro stiamo volando sopra Perugia con questa... È la prima volta e devo dirti che sto provando un po' la sensazione che ho provato a Sydney. Ecco. A Sydney, dove c'è una monorotaia molto piccola, proprio come questa, cioè molto agile all'interno della città, silenziosa come questa, perché è un motore elettrico, quindi queste affune permette di avere, stiamo parlando tranquillamente dentro senza doverci chiudere le orecchie con le cuffie, ed è un trasporto pubblico che addirittura in certi momenti la monorotaia passa facendo una curva dentro gli angoli dei palazzi, quindi tu vedi per strada sono questi pali che sembrano pali della luce, poco di più, e sopra questo piccolo tram che passa per la città, ed è un trasporto ecologico, leggero, veloce, economico, che ti permette di spostarti in un attimo da una parte all'altra. Ecco, il comune di Perugia volle realizzare questa infrastruttura. Per fare di Perugia si iniziava a ragionare, era il 98, si iniziava a ragionare di smart city, no? Sì. E da allora iniziò una discussione, tra l'altro questo bisogna dirlo, anche noi giornalisti lo abbiamo riportato, una discussione anche molto forte, anche criticata, no? Si iniziò a discutere, il dibattito cittadino molto forte, millimetro sì, millimetro no, rovina la città, non rovina la città, è utile, non utile, le spese eccetera. Però il comune, tutte le amministrazioni vollero portarla avanti perché rappresentava e faceva di Perugia la smart city, e adesso questo concetto di smart city sembra essere anche superato, giusto? Ma un esempio simile a questo, non uguale, fu proposto sperimentalmente a Torino molti anni fa, negli anni 60 se non sbaglio, e se sbaglio perdonatemi, è rimasto solo un troncone vicino al museo dell'automobile che ho visitato recentemente, che recentemente ho fatto vedere nel corso di una puntata sul cuore che abbiamo mandato in onda il 29 oggi, ma dato che lo vedranno dopo, è ieri. Beh, la televisione è fatta anche di questa. E proprio c'è ancora questo pezzo di monorotaia che ricorda questo tipo di costruzione che era avveniristica. Provate a pensare quante persone può portare una struttura di questo tipo e quanti autobus, magari diesel, dovevano essere in passato al suo posto, e che permettono oggi, questa struttura permette di non utilizzare, quindi di essere più ecologica, più rapida, più silenziosa. Insomma, io vedo in queste cose francamente un passo in avanti, come sempre, quando si fa un passo in avanti c'è sempre chi è favorevole, chi è contrario, ma fa parte della crescita. Quando il nostro fisico è cresciuto, ci faceva male la testa perché si stavano allargando le ossa, ci facevano male le gambe perché si stavano allungando. Ogni crescita ha qualche dolorino, però è sempre una crescita. Guarda, stiamo entrando nel ventre di Perugia. E proprio a proposito, perché è la prima volta che io entro in questo luogo. Stiamo entrando nel cuore di Perugia e ci stiamo avvicinando. Nando, sì. Vedo che non sei tanto nel tuo ruolo, perché l'elenco delle fermate, ora arriviamo al pince. Nando, io ti sono molto vicino, anche perché Nando sta interpretando un ruolo che qui non c'è. Come vedete non c'è un capotreno qui, perché funziona tutto in maniera automatica. Esatto. Quindi ti sono molto vicino, veramente. Ti ringrazio tantissimo. Allora, ci stiamo propinquando alla stazione del Pincetto, che è il capolinea, a ridosso proprio del Salotto Buono di Perugia, a ridosso del centro storico. Lì c'è un sistema di scale mobili, per cui Perugia è anche famosa, che poi accompagna le persone in piazza Matteotti e poi Corso Vannucci, che è l'acropoli di Perugia. Quindi dove ho lasciato la mia macchina giù, è la partenza, dove esatto, e l'arrivo è qua, e lo scopo è quello di accompagnare le persone dalla prima periferia, da dove siamo partiti, fino allo stadio. E per noi perugini, vedi, il torcolo è il simbolo della tradizione antica e passata, il mini metrò è un segno di riconoscimento di quello che siamo adesso. Poi quello che avverrà in futuro non lo so. A saperlo. Però me lo devi dire tu, no, visto che tu indaghi sui misteri. Misteri ci sono a Perugia, perché sei qui? Ma questo non ve lo dirò mai, io mi occupo di arte, di scienza, di tecnologia, di leggenda, di storia.
quindi per me questa è una cosa un po' diversa, no? Però certo, mi piace molto, come vi ho detto. Nello stesso tempo il vantaggio del mio lavoro è quello che svelo solo alla fine quello che sto facendo, anche perché il lavoro dura tanto, ogni puntata richiede circa 6 mesi di lavoro, non solo lei, ne facciamo tante sovrapposte naturalmente, perciò, come dire, bisogna sempre cercare di essere un po' riservati, se no è successo molte volte in passato che noi rischiamo di andare in onda dopo qualcuno che ci ha anticipato sapendo quello che stavamo e facendo. E ti sei mai occupato di questioni umbre? Sì, ma me ne riguardo a che ancora cosa? Ma tante cose molto particolari, sono venuto anche a Perugia, pensa che nella puntata del cuore, quella che va in onda stasera ma che per voi è andata in onda, il lavoro è cominciato un anno prima perché per motivi personali mi sono avvicinato a queste problematiche del cuore e ho deciso di farci una puntata. Maestro, chiedo scusa, il protocollo prevede adesso che la vettura deve girare, noi dovremmo scendere e risalire dal Pincetto perché non si può sostare durante... Ma siamo stati così veloci che non ho finito addirittura. Abbiamo parlato tanto, siamo più veloci di una fetta. Avremo modo anche di proseguire. Signorina, lei dovrebbe dire ci fermiamo un attimo. Ci fermiamo un attimo, a tra pochissimo. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Signori, e dal Pincetto adesso andiamo giù in picchiata verso Pian di Massiano, prego. Quindi torniamo alla base. Sì, perché è una bella discesa questa. E ci riavviamo partendo dal cuore di Perugia e tra poco vedremo la luce in fondo al tunnel, qualcuno l'aveva detto una volta. Sì, in altri ambienti. Allora, tu nasci come giornalista, poi autore alla RAI, come mai sei finito ad indagare i misteri? Che dici, una brutta fine? No, è una domanda. Allora, io nasco come autore, forse rimarrò autore tutta la vita, attualmente sono prestato alla conduzione. E nel frattempo sono diventato giornalista, professore, tante cose, ma rimango autore, quindi la mia vita è nata così dai primi testi che ho scritto quando stavo ancora al liceo e proprio scrivendo programmi, tanti programmi, un giorno uno di questi programmi mi ospitò, io sono andato ospite in un programma ho parlato del mio primo libro che avevo scritto con un collega. E perché autore sono, insomma, un libro sull'antico Egitto. Bene, la mattina dopo squillò il mio telefono e dice: noi stiamo facendo un programma e vorremmo che lei ci aiutasse. Io, molto contento, essendo un libro professionista, un autore, al tempo ho detto va bene. E dico: chi lo conduce? A forza dice: non ci siamo capiti. Ieri sera ha parlato in maniera così appassionata del suo libro che noi vorremmo che ce lo raccontasse lei. Lei dovrebbe fare l'autore e il conduttore. Così di colpo, a mia insaputa, sono stato chiamato per fare quello che
scrivevo e insegnavo ad altri, perché ero sempre io, per molte volte sono stato l'ultimo autore prima della telecamera, quello che griffava, con un brutto termine non italiano, il motore immobile che sta dietro le quinte, esattamente, l'ultimo uomo dietro le quinte prima del conduttore, sì. E ho fatto diretto, ho fatto tante cose, però un giorno ho detto, dato che ce l'hai spiegato bene, prova a farlo te direttamente, saltiamo un passaggio, e così è nata l'avventura in video. Quanti anni sono di Voyager? Bah, di Voyager sono 14. Ah, ci picchia. 14, sì. Però tu, adesso, ho anche un po' indagato nel tuo curriculum professionale. Tu hai vinto anche, ti sei comprato una motocicletta grazie a Mike Buongiorno. Come no? È vera questa cosa? Ero a casa una sera. Raccontiamolo, perché merita di essere saputo. Ero a casa una sera di tanti anni fa e c'erano dei giochi a quiz. E mio padre fa, ma tu che studi tanto, perché ho sempre amato studiare, ma con il sorriso sulle labbra. Perché certo. Sto spiegando alle mie figlie che studiare non rende antipatici né tristi. Uno può studiare e rimanere una persona allegra e sorridente, sempre che nella vita chiaro. Le cose vadano in maniera sufficientemente buona. e allora quella sera mio padre mi disse, ma visto che stai all'università, studi eccetera, perché non provi ad andare lì, così ti fai qualche lira tua, no? Come tutti noi ragazzi cercavamo di avere un po' di indipendenza. Dicevo, ho un amico a Milano che potrebbe ospitarti, se vuoi andare a fare il provino. Io ho mandato ho telefonato per iscrivermi a questa selezione, ho fatto questa selezione ospite di questo collega di mio padre a Milano, per così sono andato su col treno eccetera, vinsi la selezione e dopo poche settimane mi richiamarono e andai a fare un gioco che si chiamava Bis, un gioco condotto da Mike Buongiorno. Dato che facevano più puntate al giorno, io feci un certo numero di puntate e diventai campione di quel periodo e vinsi al tempo quasi 14 milioni di vecchie lire. Di vecchie lire, sì. Ma era una grande cifra. Tra l'altro, arrivarono a settembre, ma non erano contanti, erano dei mini assegni, delle specie di buoni da spendere o alla Rinascente o alla Standa, che scadevano il 31 dicembre. Quindi, noi in 3 mesi. Siete comprati la qualunque. Certo, perché provate a dire, dici, guarda, hai vinto una cosa, la puoi spendere, ma la devi spendere in 90 giorni. Come spendere oggi, che vi posso dire, 50.000 euro in 90 giorni solo in 2 grandi magazzini? È impossibile, nemmeno per me che sono amante dello shopping, insomma, sarebbe una prova durissima. Alla fine li ho ceduti, dato che lì la moto che io volevo non la rendeva, no? Li ho ceduti scontati a degli amici che mi hanno dato dei soldi e mi sono comprato la moto. Che moto? Ma una moto usata, una Guzzi, ma per me era un sogno, no? Quindi insomma, una cosa importante. Tu sostanzialmente hai studiato tutta la vita e continui a studiare per la tua trasmissione, insomma, sì, un approfondimento continuo. Costante. E sei anche un osservatore della realtà, giusto? Che magari ti porta degli spunti per necessariamente. Scoprire la nostra realtà, io dico sempre, noi cerchiamo il fantastico nella storia e il vero nella leggenda, e sono due cose che attraggono molto l'attenzione. Tieni conto che noi abbiamo oltre la metà del nostro pubblico che è sotto la fascia dei 50 anni, con un picco tra i 15 e i 40, ed è il programma più visto dai giovani, perché giustamente i ragazzi vogliono degli stimoli. Io mi sono permesso di invertire l'onere della prova. È un po' innovativo, sì, ma Rai 2 ha il compito anche di innovare, no? Certo. Di fare nuove cose che chiaro. Magari vengono riprese, ma noi siamo la sperimentazione. Ebbene, questa... Fontivegge, stazione di Fontivegge. Devo scendere? No, è per il pubblico. Ah, va bene. Io dico, non facciamo più un programma di risposte, facciamo un programma di domande. Quindi io mi faccio carico delle domande che arrivano adesso con i social e tante cose, e andiamo a disturbare chi ne sa più di me e di noi, e dice, tu cosa mi dici su questo argomento? E si scoprono tante cose, ma sai da chi vengono le risposte più sorprendenti? Da due categorie: i giovani ricercatori, che sono ancora incoscienti. Perché dici questo? Benedetto il cielo, perché hanno ancora il coraggio di fare domande scomode. E i grandi professori che sono andati in pensione, che fatta la loro carriera, hanno la gioia di dire, adesso vi racconto come l'ho pensata per tanti anni e magari non l'ho detta proprio giusta così com'era. E poi in ogni caso scoprire in maniera molto semplice quello che abbiamo intorno. Saperlo raccontare, perché quello è importante. Io uso una sola tecnica, io parlo come vorrei ascoltare. Fine, questo è un claim che mi sono cucito addosso, che ho creato, perché se io sento una persona che non mi fa capire le cose, vuol dire che non sta comunicando bene. Se qualcuno
mi affascina e mi racconta bene le cose, io sono felice. Ecco, io sono un telespettatore professionista, quindi vorrei che ascoltando la televisione provare la stessa sensazione che provo io quando ascolto qualcuno che mi fa. Eppure è un format televisivo che adesso sta andando anche molto anche su altre piattaforme, insomma ci sono programmi di indagine scientifica, no? Sì, sì. E di approfondimento scientifico. Ma come quando lo... la rompighiaccio fa la scia, poi tanti ci esatto, poi ci navigano dentro. A proposito di rompighiaccio, una domanda scomoda un pochino te la faccio. Il paragone con Alberto Angela, come lo vivi? Allora, intanto siamo tre in Italia a fare le prime serate di divulgazione, ci dovrebbero tutelare come i panda, cioè siamo veramente, siamo noi poveri tre che cerchiamo di fare... Beh, posso entrare anch'io, ti ho fatto la storia del torco, lo voglio dire, perfetto, ecco. Perfetto. Allora siamo quattro. Sì. E no, e poi come dire, grande rispetto, grande collaborazione, collaborazione più che altro ideale naturalmente, perché lavoriamo in un territorio difficile che richiede tanta preparazione, ci sono risorse limitate, sì. E grande fatica, perché noi girando 14 a 16 puntate l'anno, vuol dire che per esempio una puntata di Voyager che dura più di 2 ore e la giriamo tutta noi, dura 2 ore e 10, deve essere pronto ogni 20 giorni, compreso agosto, ferragosto, Natale, Capodanno. Poi provate a pensare che mediamente questa scatola, questa catena di montaggio deve preparare una puntata ogni 20 giorni per tutto l'anno. Quindi ne approfitto per dire grazie anche a tutta la squadra che lavora con me, perché questo lavoro non si fa mai da soli. Io infatti, come avete visto, è da anni che faccio inquadrare gli operatori che lavorano con me, le squadre, perché noi siamo quelli. Quanti allora, siete? Quanti siete? Siamo, guarda, quando usciamo fuori la nostra squadra tecnica è composta di sole 4 persone, uh-huh. Con 2 operatori e 2 specializzati. E poi c'è un autore, un regista, ma siamo pochissimi, siamo molto agili, molto veloci, importanti sono i contenuti, certo. È quello che si passa. Poi noi cerchiamo di raccontare la verità, quello che viviamo, e quello diventa il piacere di condividere. Non facciamo spettacolo, condividiamo con chi sta con noi le stesse cose che viviamo. Io dico 1000 volte, io quando vado in un posto lo studio 1000 ore prima, proprio per essere preparatissimo, ma non entro mai prima di raccontarlo davanti alle telecamere, perché io voglio raccontare un'emozione vera. E allora io non sono un attore, un interprete, io racconto quello che vedo, l'emozione è quella vera. Se io fossi già entrato prima e raccontassi un'emozione finta, non sarebbe il mio lavoro. Allora mi preparo molto, moltissimo, e poi entro, ma quando entro è la prima volta che entro, se non ho mai visto quel luogo, e l'emozione è quella che racconto. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali, sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più, consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Siamo quasi per arrivare al capolinea, è no? Velocissimo. È velocissimo, penultima fermata.
adesso lui c'è una bella voce che hanno, sì, è una voce che... beh, ma lui lavora in radio, anche un mestiere che tu conosci, no? Prestato alla televisione, sì, ad Umbria TV in questo caso, come ti trovi? Bene. Ci hai fatto sentire la sua voce a lungo, visto che risponde a monosillabi. Sei un po' imbarazzato dalle telecamere? Vorrei stupazzarvelo un po', aspetto che finisci tu la puntata e comincio. Sì, sì, io, sì, dopo ti passo, facciamo la staffetta, poi ti passo il testimone. Ti ho bruciato qualche domanda? Troveremo altri ma parleremo a monosillabi, lui farà sì e io e andremo avanti così. Allora Roberto, questo minuto che ci manca prima di finire, ti chiedo un tuo augurio a questa struttura che ci ospita. Siamo a bordo del mini metrò, 10 anni è una cosa molto importante per Perugia, un segno di riconoscimento della nostra città e del lavoro che è stato fatto, quindi insomma, un tuo commento riguardo a questo, questo tuo augurio per il 10° anniversario. Auguri intanto, questo è un pezzettino di futuro, io amo ogni tanto mettere un piede nel futuro, oggi mi ci sono seduto dentro e devo dire che è piacevole vivere un progetto che si è realizzato. In Italia siamo campioni nel cominciare le cose e non finirle. Questo non solo è finito, ma è 10 anni che funziona. Oppure annunciare e non farle, annunciare magari. E non fare. Questo è stato fatto, silenzio, buoni, ci si sale, si va, si torna e è a posto così. Signori, mi spiace, ma bisogna dire. Grazie Roberto, grazie infinite, grazie. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Carrozza si va, la vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino, gin su, gin giù, gin su,